ringraziare la biblioteca comunale di Guarrà perché ha provvisto dei volumi che dopo saranno dati ai premiati e dirvi che praticamente, come vi stavo dicendo, questo concorso è nato per darmi un suono, quasi per scherzo. Già dal 2008 abbiamo interamente dedicato quell'anno questa manifestazione a un giornalista scrittore al quale siamo molto affezionati, in compianto Tiziano Terzani. E da quell'anno, dal 2008 appunto, grazie all'amico cronista Giancarlo Giampini e alla generosa disponibilità della vedova Tiziani e Angela Staude, abbiamo introdotto un premio permanente che di anno in anno andiamo a dare a un fotografo che esprime attraverso la sua opera un particolare riguardo per l'ambiente e la natura in generale. Una dichiarazione praticamente fatta da Tezzani in un'intervista esclusiva al nostro amico Giancarlo, che con questa frase secondo noi rende un po' l'idea di quella che è l'ideologia, un po' questa motivazione che sta alla base di questa manifestazione. È un'intervista dall'altro molto importante perché è stata rilasciata in un momento di ambiente, di un'imita istituzionale, diciamo, che viaggia a forte velocità, senza conoscere la meta e senza sapere chi è il guidatore. E risultò tutti con calma, fermiamoci. Quindi secondo noi non ci sono strumenti migliori per arrestare questa corsa immaginaria, per catturare un istante, se non appunto degli scatti, delle immagini e delle fotografie. A conseguire quindi il terzo premio di questa categoria è Sergio Creano di Rue Bolciano a Brescia, con la foto dal titolo In partenza. Se c'è un invito a vicinanza, consegna il premio a Francesco Legorato. E proseguiamo adesso con il secondo classificato. Ad aggiudicarsi questo premio è Sandro Corizzato di Vecchiano, Pisa, con la fotografia intitolata Pezzo di pane. Consegna il premio a Guido. Di questa categoria si aggiudica il primo premio Daniela Silvestri di Roma con la foto intitolata Red Girl. Consegna il premio Riccardo Boccardi. Il terzo premio è Massimiliano Tempesta di Roma con la foto intitolata L38. Consegna il premio Francesco Legoratti. Il secondo classificato si aggiudica questo premio Simone Amaduzzi di Bologna con la foto dal titolo Traffico. Il nominativo del primo classificato, il vincitore di questa categoria è Alfonso Negrini di Massa e Consiglio Pistola e con la fotografia a Berlino. Consegna il premio Riccardo Boccardi. Allora alla categoria successiva prendiamo in esame quella natura. Al terzo posto di questa categoria si classifica Antonio Facilongo di Roma con la foto del titolo Training. Consegna il premio Guido Piacentini. E passiamo a svelare il nominativo del secondo classificato. Si tratta di Michele Martinelli di Borgo Mozzano Lucca con la fotografia intitolata Leggera presenza. Consegna il premio Giancarlo Santini.
passiamo a svelare il nominativo del primo classificato. Si aggiudica il primo premio di questa categoria Simone Sonetti di Casciana Terme, Pisa, con la fotografia titolata Nel suo mondo. Consegna il Riccardo Bocchiato. Categoria tema libero, ad aggiudicarsi il terzo premio della categoria tema libero è Sebastiana Falchi in arte Andrea Martinez di San Teodoro, Olbia Tempio, con la fotografia intitolata Libertà in Granda. Sebastiana Falchi non può essere qui oggi perché è una cosa molto particolare, è candidata a sindaco del suo comune, per cui è impegnata con le votazioni. Al secondo posto invece si classifica Ermanno Campanani di Sesto San Giovanni Milano con la fotografia Disegnati dalla Natura, e anche Ermanno Campanani per motivi personali non può essere qui. Veniamo quindi al primo classificato. Si tratta di un bis perché a vincere anche in questa categoria è Alfonso Negrini di Massa e Consile di Pistoia con la fotografia a luce. Consegna il premio Giancarlo Giancarlo. Dalla bella terra della Valdiniera, sì. Che non tutti la conoscano, ma siamo a un passo da Montecatini, per chi viene da fuori. Sani, premio speciale estero e la nomina del vincitore assoluto di questa quarta edizione del concorso fotografico internazionale Immagini. Ad aggiudicarsi il premio speciale OS International dedicato al migliore fotografo che concorre dall'estero è Paolo Di Falco di Losone, Svizzera, con la fotografia My Island. Consegna il premio Riccardo Boccardi. Ringraziamento particolare dopo i numerosi chilometri, Terzani, che va a Brunella Fratini di Vasto Chieti con la fotografia Acqua e di tutti. L'artista ci ha comunicato con dispiacere anche lei la sua impossibilità a presenziare la premiazione, ciononostante sicuramente merita il nostro applauso. Ora veniamo alla nomina del vincitore assoluto. La giuria del premio decreta vincitore assoluto della quarta edizione del concorso fotografico internazionale Immagini per l'originalità dell'idea, il gioco di parole e di immagini, la potenza del messaggio e l'abilità tecnica di esecuzione, Susi Minchicchi di Prato con la fotografia intitolata Le porte della conoscenza. Susi, vi ricordo che sul sito dell'associazione www.orizzontecultura.org dai prossimi giorni sarà disponibile un resoconto anche di immagini di questa giornata, di questo evento, e ancora grazie a tutti.